Dal 16 al 20 maggio il decimo trofeo Santa Margherita con oltre 200 atleti già iscritti. Sì, ancora una volta ho voluto omaggiare sia ai soci che ai cittadini di fare questa gara al fine, diciamo, di portare avanti il nome del gruppo sportivo Santa Margherita. Questa società, voi come sapete, è una società che è stata ai vertici e sarà sempre ai vertici della federazione. Dunque, per quanto riguarda la gara inizia giorno 16, lunedì, a partire dalle ore 19, e si impegneranno tutti i campi per le eliminazioni dirette su tutti i campi della provincia. Parteciperanno le squadre, come abbiamo detto, sono oltre 200 formazioni, un risultato che io non immaginavo. Comunque, diciamo che questi partecipanti è un avvenimento che avremo modo di vedere e sicuramente ci sarà uno spettacolo, specialmente nelle finali, dove i finalisti sicuramente, avendo vinto il girone, praticamente ci sarà un pubblico numeroso. Avremo la presenza del sindaco di Salerno Enzo Napoli con Piero De Luca. E, niente, io spero che tutto vada bene, tutto vada per il verso La giusto. finale invece che giorno? La finale inizia venerdì, si gioca su tutti i campi, come dicevo prima, da lunedì al giovedì. E il venerdì i finalisti vengono tutti qui a Santa Margherita per quanto riguarda le finali decisive, A che ora diciamo. inizia la finale? Le finali iniziano alle ore 19 e poi dobbiamo vedere un poco come vanno le partite, non sappiamo più o meno l'orario che può finire la gara, insomma. Comunque è sicuramente una delizia per questo sport, per i cittadini, specialmente coloro i quali seguono l'attività, perché sembra che è un'attività che non ci sono spettatori, invece no, non è così, in quanto ci sarà, insomma, ci sarà da vedere, vediamo un poco. Quindi invitiamo tutti a Invi venire. certamente invitiamo tutti a partecipare a questa manifestazione. È inutile che vi dico che io sono enormemente contento e, come dicevo prima, voglio sperare che tutto vada per il verso giusto e alla fine vinca il migliore.